Gentili telespettatori, bentrovati. Siamo in collegamento con il direttore Antonio Marino della BCC di Aquara, naturalmente per fare il consueto punto sulla situazione economica, non solo del nostro territorio, ma anche in generale a livello nazionale. Come mi vedete in tenuta estiva per dare, diciamo, l'avvio ufficiale alla stagione, dell'estate cilentana e quindi mi consentirete, ecco, questo abbigliamento? Sicuramente il direttore me lo consente, o no, direttore? Ben trovato. Certo, ormai siamo una zona a vocazione fortemente turistica, quindi è giusto che prendiamo onore al caldo di questi giorni. Allora, direttore, il presidente Draghi è molto fiducioso, ha detto che è un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro, quindi gli investimenti si dovranno assolutamente fare per migliorare non solo l'aspetto tecnologico, la formazione, la modernizzazione dei nostri strumenti economici. Sei d'accordo? Sai, Draghi è fiducioso, però dal suo punto Di osservazione, di diciamo. osservazione non può che essere tale, guai se nemmeno lui fosse fiducioso. Quindi, però, diciamo che è anche una garanzia per tutti noi, perché almeno da Draghi non ti aspetti quelle, come devo dire, quelle ragazzate a cui abbiamo assistito in passato. Questa è una garanzia, però il problema dell'Italia oggi non è il maestro d'orchestra, ma è l'orchestra, cioè noi non basta un messia, oggi c'è bisogno di una presa di posizione, di una consapevolezza a livello di popolazione. Il problema non è, diciamo, il capopopolo, ma il popolo, cioè dobbiamo capire tutti insieme che siamo in una condizione complessa da cui non se ne esce grazie al lavoro di uno solo, ma ci vuole un lavoro molto più, diciamo, molto più collettivo. D'accordo con te, hai ragione, assolutamente. E a volte, soprattutto nel nostro Cilento, diciamo, c'è difficoltà di comprendorio, diciamo, in questo senso, o sbaglio? Sì, il Cilento è parte dell'Italia e quindi tiene tutti i pregi e le virtù, i pregi e i difetti dell'Italia, anche il Cilento, insomma, sì. Che possiamo fare? Noi, insomma, non c'è uno che può fare tutto, ma tutti possiamo fare qualcosa, insomma. Infatti, mi viene in mente a questo punto la tua grande struttura, insomma, finanziaria, che è la realtà della BCC di Aquara, perché lo abbiamo sempre ripetuto con numeri alla mano, costantemente in crescita, nonostante il rallentamento dovuto alla pandemia. Mi faceva piacere sottolineare anche, diciamo, questa nomina che hai ricevuto in Calabria come presidente del Collegio dei Probiviri della BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro. Raccontaci, insomma, quale motivazione hanno spinto gli amici calabresi a nominarti come presidente e quindi dei Probiviri. Ma bontà loro, è una scelta loro. Io, diciamo, tra virgolette, l'ho subita, non l'ho promossa. Quindi, però fa sempre piacere quando qualcuno ti promuove, diciamo, tra virgolette. Poi, tra l'altro, è stata avallata da Cassa Centrale, cioè dalla capogruppo. Certo. In effetti, la banca propone, ma è la capogruppo che dispone. Quindi, il fatto che la capogruppo abbia detto, cioè, la capogruppo che ha accolto la proposta della banca, quindi è un fatto ancora più significativo, se vogliamo, però diciamo che è un incarico non oneroso, perché in effetti scatta l'opera dei probiviri quando c'è un dissidio tra la banca e i soci. Mi auguro che non ci siano dissidi, altrimenti ci toccherà lavorare. Lavorare in direzione dei giovani, direttore, perché i giovani soci della BCC di Aquara stanno costituendo, hanno già costituito un bel gruppo di lavoro
mi sembra che il 15 di luglio prossimo ci sarà una manifestazione, raccontaci. Io sono molto molto soddisfatto della piega che sta prendendo questa iniziativa di BCP Giovani, perché li vedo molto infervorati da questa cosa, già si sono riuniti 2 o 3 volte il consiglio di direttivo, e adesso il 15 sarà un primo evento, sarà un dibattito tra giovani, si parlerà dell'Italia vista dai giovani, quindi è tutto un programma. Interverranno dei giovani impegnati oggi nel mondo del lavoro, e quindi sarà una bella discussione, insomma, anche per capire qual è l'umore tra i giovani rispetto a questa situazione. Io ieri sera sono stato a Oliveto Citra, abbiamo fatto un incontro con un po' di soci e clienti, là eravamo una trentina, ed è venuta con me anche la vicepresidente del gruppo BCC Giovani, proprio perché l'ho chiamato proprio per fargli capire e respirare l'aria che gira intorno alla banca. È rimasta molto contenta anche lei dell'ambiente, del consenso che c'è intorno alla banca, insomma. E quindi stiamo cercando di creare queste sinergie perché c'è tutto il tema del ricambio generazionale, che è un fatto che ci tocca a tutti i livelli nelle aziende. È un momento critico, è proprio quello del ricambio generazionale, quindi vogliamo che se ne parli, che è un fattore di crescita se fatto bene, insomma. Quindi siamo fiduciosi sul contributo dei giovani per il futuro della nostra banca. Bene, concludiamo con una domanda che possa sembrare banale, ma non lo è. Anzi, secondo me, nella tua risposta potremo racchiudere tutto quello che è la BCC di Aquara. Perché sceglierla? Intanto noi da sempre andiamo ripetendo che bisogna, a parità di cose, bisogna scegliere la banca locale, qualunque essa sia, purché sia una banca locale, perché nessuno più della banca locale conosce i problemi locali, conosce le persone che abitano in quel luogo, e quindi c'è una maggiore capacità di ascolto, c'è una maggiore capacità di immedesimarsi nei temi che riguardano le località nostre, e quindi a parità di condizioni bisogna scegliere la banca locale, anche perché scegliendo la banca locale tu contribuisci ad impreziosire la tua provincia. Se andiamo a dare ricchezza a quelle banche che vengono da fuori, che prendono ricchezze qua e le portano altrove, indeboliamo la provincia. Invece noi dobbiamo impreziosirla, noi dobbiamo smetterla con questa sempre di essere, diciamo, amanti dei forestieri, come si dice più delle volte, perché poi alla fine facciamo del male da soli. Se tu vai in un'altra regione, vedi che propongono il loro olio, i loro vini, ma invece siamo forestieri nei ristoranti a promuovere quelli che sono i vini locali. Invece noi dobbiamo acquisire questa mentalità di proporre sempre le cose buone che abbiamo, perché così si crea quel circolo virtuoso che ci permette di crescere. Noi di recente abbiamo anche fatto un manifesto, l'hai pubblicato pure tu con la televisione, dove abbiamo detto: Salerno, BCC Aquara, chilometri zero, poi Siena, chilometri 800, Milano, chilometri 900, quindi preferiamo le cose a chilometro zero, perché così aiutiamo noi stessi a crescere, e tutti sappiamo che noi stessi, tutti noi, ne abbiamo tanto bisogno di crescere, e abbiamo bisogno di investire nella nostra provincia, perché è fondamentale. Tra l'altro, in questo momento, dispiace dirlo, ma questa cattiva pubblicità che ci sta facendo la Salernitana Calcio, dove Lotito ancora si intestardisce a non trovare una soluzione logica e civile a questa nostra squadra che faticosamente è arrivata in Serie A, ci sta penalizzando. Una pubblicità negativa, tutti i giornali sportivi e non solo sportivi stanno parlando di questa telenovela della Salernitana. Era l'ultima cosa di cui avevamo bisogno. Quindi anche questa è una cosa che grida vendetta, cioè che si sbrigasse Lotito a
dare una soluzione, uno sbocco logico, anche perché altrimenti avremo chi subentra, non so chi, come, ma avrà meno tempo da dedicare alla campagna acquisti, a tutto quello che serve, altrimenti poi se partiamo col piede sbagliato, poi non so che succederà, perché il popolo salernitano ama tanto la sua squadra e vuole vederla vincente, non vuole vederla in questo stato comatoso in cui adesso sta viaggiando. Insomma, questa è una cosa che tutti insieme dobbiamo capire, perché la Salernitana in Serie A è un'opportunità, ma la Salernitana in Serie A con questo bagaglio di difficoltà che gli stiamo consegnando non è un'opportunità. D'accordo con te. Bene, grazie direttore. L'appuntamento ai nostri telespettatori lo rinnoviamo per la prossima settimana. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci direttore.